Tra 300 metri, sarai arrivato in Golf Club Bergamo L'Albenza. Buongiorno ragazzi, sono arrivato adesso al Golf Club Bergamo, detto L'Albenza, per una gara delle tante. Uno dei circoli a mio avviso più belli d'Italia. Ferruccio, mi dissocio. Ferruccio di Bergamo, da Catania a Bergamo, un attimo. Bergamo. Dai, tira due drive. Faccio tirare. Così dopo andiamo a fare la prova a campo. Che oggi non facciamo la prova a campo oggi. Oggi facciamo la cazzeggia a campo. Pro attitude. Ok, ciao ragazzi, ciao. Parla con il manager. No, già nel video così, subito la prendo, cazzo. Io ho detto. Un altro giocatore della nazionale che però non lo stenta perché. Certo, perché non me lo merito. Perché è umile. Perché non me lo merito. Ti è, guarda che finish. Wow. Plastico. Mi sta abbandonando. Ragazzi, Bergamo L'Albenza. Famosissimo, prestigiosissimo golf club italiano. Pieno di alberi. Quanti alberi ci sono? Quanti alberi ci sono, Ferru? Quanti alberi ci sono? Tantissimi alberi, molto inquietante come cosa. Gli alberi mettono. Ragazzi, pensate che questo qua è il campo di Costantino Rocca, grandissimo campione di golf. E mo ci giochiamo noi. Pensa com'è la situa qua. Siamo messi. Capito? Spiegaci un po' questa buca 2, Ferru. Allora, questa buca 2 è molto semplice, molto semplice. A destra non bisogna andarci. Burrone, pieno, alberi, non va bene. A sinistra abbiamo un'altra specie di burrone, però abbiamo anche un bunker che ti può proteggere, diciamo, ti evita di andare totalmente a destra. Poi, niente. Non devi sbagliare.
Vai Uccio. Par 3, primo par 3 del campo. No, secondo. Ah, secondo par 3 del campo. Secondo par 3 del campo. Molto facile. C'è Uccio che ci dice come si giocano i par 3 qua. Molto facile perché è una buca dove non ci sono apparentemente ostacoli. Devi prendere il green perché se con l'asta lì a sinistra, se vai in bunker a sinistra, diciamo che sei un po' una merda. E mentre a destra si allarga e basta, tira. E niente, vi faccio vedere come si deve giocare. Questi qua. Piano piano. Beauty! È bucato. Così. Non andare lunga. Quando non sei abbastanza forte per andare a St. Andrews, vieni a Bergamo. Ti accontenti di questo. Ci sono i ponticelli di pietra. Così ti puoi fare le foto da giocatore forte. Così. Appena sfrondato il ferru. Centro green. Palla da Berdi. Senza paura. Ma siamo arrivati alla buca 9. Tutto il Golf Club Bergamo, buca delicata, giusto Ferru? Buca delicata, buca delicatissima. Si può dire tutto di questo campo, ma che non è curato, no? No, ma pure lo stemmino coi fiori, sono proprio bergamaschio. Tutto fatto apposta, senza tralasciare il minimo dettaglio. Buca 10. Una delle più belle del Golf Club Bergamo. Esteticamente. Tee shot delicatissimo. Faccio morto. Ferru, te come ce la giochi? Io ve la gioco esattamente dritta a sinistra con un filo di fade, proprio. Perfetto. Sereno. Guarda. Metti qua sulla palla. Chiara impatto, ragazzi. Perfetta. Cazzo. Qua a Bergamo, ragazzi, i battitori li tengono veramente in ordine. Paolo. Tutti in linea. Adesso qui magari si nota poco, ma la buca prima vi posso assicurare che erano tutti allineati perfettamente. Ferru, sei d'accordo? Giusto, giusto, giusto. Allora, qua. Buca 12, no, sì, 12, buca 12. Allora, qui apparentemente non ci sono pericoli, però a sinistra c'è una discesona enorme che te la porta in mezzo agli alberi, così la palla si trova, però non puoi tirare col secondo in green, mentre a destra non c'è fondamentalmente niente, troppo a destra ci sono gli alberi, quindi giusto. Non è ottimale tirare per i più prudenti. Si consiglia un ferro lì davanti. Perfetto, sì. Per poi tenersi però un colpo molto lungo di secondo, anche se in discesa è molto lungo. Noi oggi aggressivi. Questa tipo è discreta, questa non è ottimale, però non fa troppi danni. Non fa danno, no. Ragazzi, questa buca 12 è parecchio delicata. Come dicevamo prima, ci sono due opzioni per giocarla. O rimani sopra con il ferro, però dopo ti lasci un colpo lungo, oppure devi il drive. Però il drive lo devi giocare, come diceva Ferru, tanto a destra, tanto tanto a destra, però. Perché tipo io ho tirato un drive perfetto centropista, mi è rimbalzato verso sinistra perché ci sta tutto il terreno che pende a sinistra e sono andato in rough, poi ho fatto male il secondo colpo, ma stavo messo malissimo. Quindi valutate. Voi da qua si tira più o meno qua, dice 2,90, quindi non si dovrebbe arrivare. Poi il green è protetto, c'è un alberone qua gigante, quindi per i più lunghi, se vogliono tirare il secondo al green, è un po' delicato. Ho tirato il drive, ho preso come punto di riferimento l'albero, quello là verde, più vicino alla stradina che si vede
in fondo vicino all'acqua, perfetto in centrovista. Sono a 204 metri, ho misurato, ho preso un ferro 4, vediamo se riesco a arrivare. Vedete, ci sta quest'albero gigante, quindi tirarci in due è un po' difficile. Io infatti ho provato due volte col ferro 4, ma l'istinto mi ha tenuto in vita. L'ho tenuto tutte e due qua sulla destra. Ora avrò un approccino, non semplicissimo perché c'è il bunker davanti, però è l'unica chance per fare birdie, penso. Mi sono lasciato un approccino qua, a circa 35 metri. Ora vediamo se riusciamo a fare birdie. Due metri a destra e l'asta. Allora, buca 14, buca molto difficile, dogleg a sinistra. Qui per i più forti si tira un drive a tagliare sugli alberi a sinistra. Infatti, come proverò io a giocare la buca. Invece per i meno forti un drive da 210-220 metri sul bordo destro del fairway verso l'albero giallo che si trova vicino al paletto 250. Un bel drocco drive, la palla è cascata ai 100 metri, andiamo a vedere. Sono a 98 metri dall'asta, per me è un 54 gradi, andiamo ad attaccare quest'asta. Avevo la palla un po' più alta dei piedi, quindi mi si è chiusa un pelino. 4-5 metri a sinistra dell'asta. Parte per i verdi da 5 metri. Riparate i pitch sempre. Proviamo a imbucare. Classico, corto centro buca. Buca molto corta ma molto delicata. Io proverò a tirare un drive qua. Dovrei arrivare da queste parti qua. E poi provo a tirare un ferro 7, ferro 6 al green.
pam, prima a destra, però forse è rimasta. Eccola, si è salvata, ma purtroppo non ha colpa al green. L'ho detto, è una buca molto delicata, che c'è l'acqua alla sinistra, ci sono questi due bunker, uno qua e uno qua, e poi il green comunque è vicino, perché comunque già qua mi trovo a 170 metri dall'asta, 180 massimo, quindi sarebbe tipo un ferro 6 per me, però è un po' insidiosa. Ho fatto un layup, mi rimangono 70 metri, ora gioco un approccino con 58, vediamo cosa esce fuori. Vola. Però corta a destra. Come prima, 5 metri. È tornato il Siani. Grande Siani. Ora ci farà vedere come si gioca questa buca 17 di Bergamo. Snap piante. Oh. Snap piante. Abbiamo il Ghila che gioca in casa. Devo tirare al volo, allora non devo stare 10 secondi. Tanto lo taglia. Dai, questa 17, fedino? Fedino, sì. Di basso. Chi è? Disegnata, un violino. Centrobosco. Centrobosco. On the tee. Giovanni Siani. Giovanni Siani. From Scotland. From Riviera Golf Club. Proprio Riviera. Riviera quello in Italia però, eh? Sì. Quello in America. Si è gasato. Ha visto le telecamere, si è gasato. Com'è? Leggero pullettino. sì. Meglio a sinistra che a destra. Io ho spaccato il ferro in due. Dice uno, giocatore di casa, prende tutte le piste. Invece? No. Invece no. Dai, dov'è la palla? Ah, buona. Qua. Tiro al green ovviamente perché... Buona. Palo. Dov'è? È passata, buona. Perfetto. Grande. Ragazzi, silenzio che c'è una sfida aperta. Eh sì, siamo a 17, 1 up per me. Ghila tira il terzo. Fuori casa. Fuori casa. Si vince. Attenzione. C'ha l'anima scozzese Giovanni Siani, ragazzi. Sì, sacca spalla. Sacca spalla. Sacca scozzese, appunto. Bermudino oggi manca, però. Bermudino sì. Però sacca scozzese, questo qua è proprio dell'università. Senti una cosa, io mi chiedevo, no? Ma quanti alberi ci stanno a Bergamo? Direi pochi. Pochi. Direi come diciamo così. Come a Tolcinasco. Così a primo impatto, diciamo un numero. Direi. Mille sono pochi. Mille sono pochi, sì. 10.000. 10.000 tutti. Tutti. Vittoria. Cheers. Vittoria. Cheers. Vittoria in diretta 2-1. Vai, vai. Giocatore di casa, come la giochiamo questa 9? Quindi safe o aggressivi? La giochiamo safe, ma già giochiamo aggressivi. Che, ragazzi, col drive si arriva in green. Soltanto che devi volare quell'albero che si vede là, verde, che rientra. Non è facilissimo. Bettino. Poi alla fine quali sono i pericoli, scusa? Bosco a destra, più che altro. Questo è buono. Ho visto un esemplare selvatico dell'uomo... Ma chi è? L'uomo più lungo d'Italia? L'uomo più lungo d'Italia. Il ragazzo che è cresciuto su questi fairway. Com'è, Caps? Copriamo il logo, che posso venire com'è? Qua. Com'è? Come si gioca questo campo? Solo drive. Solo drive? Solo drive. Bella Santi. Bella ragazzi. Com'è? Tutto bene? Tutto bene, dai, finalmente bene. Si gioca in un campo serio. Il cazzo. Daddy ce lo siamo portato, no? Oggi no, 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 niente daddy, basta cazzo. Buongiorno ragazzi, mi sono svegliato ora. Dove sono? Sono quasi le 9.
fatto con comodo, perché avevo partenza alle 9.20, tanto che ero stanchissimo, quindi potevo usarlo. Adesso finisco di prepararmi e poi vado a fare la prova campo. Io alloggio a Curno, che è circa un quarto d'ora dal golf, un paesino molto carino, ci sono tutti i servizi, ci sono supermercati, fanno tutto quello che serve. L'unica cosa è che è un po' distante, cioè sono 15 minuti però alla fine, perché devi andare molto piano, cioè ci sono tutti gli autovelox, quindi alla fine sono 6-7 km. Il golf si trova a Barzana, un paesino qui vicino Bergamo. Il golf sta qua, qui devi girare a destra. Attenzione, perché ci sta questa via qua che praticamente si ripete 4-5 volte, quindi, perché ci sono tanti civici, quindi dovete stare un po' attenti, però comunque è segnalato abbastanza bene. Ho iniziato ora la prova campo, primo drive, 2 metri a destra e rough. Ragazzi, mancano solo 3 buche, ho quasi finito. Finito ora di provare il campo, adesso torno in albergo così mangio, poi lì mi torno dopo per praticare e se trovo qualcuno facciamo qualche intervista. Ho mangiato, mi sono riposato un po'. Adesso si va al golf, così mi alleno un po' sul pat, poi vedo com'è il tempo, speriamo che regge e non è troppo buio, così faccio pure un volo col drone. Sta iniziando a piovere, sento qualche goccia. Domani, primo giorno, previsto temporale, quindi infatti hanno messo tutte le aste lunghe così i green non si allagano. Io ora patto un po'. Qui abbiamo Carletto, lo conoscete, Carletto Lasi, un po' di metronomo. Dici un po' cosa serve il metronomo. Non lo so, devo dire non lo so, però mi hanno detto di farlo, io lo faccio. Un'altra domanda che ti faccio perdere un po' di tempo: buca più difficile, buca più facile di Bergamo? Pensaci un attimo. Beh, la 9 di sicuro è la più difficile. La più facile... Ma perché è più difficile la 9? Perché stretta e lunga. E la più facile? La 1. Come ti stai allenando? Dici un po'. Col grande Costantino. Col grande Costantino. Ti sta dando qualche tip per domani? Mi sta dando dei grandi tip e modi per allenarmi, ecco. Così domani c'è da temere Giovanni. Domani sì. Allora, che sei lungo, come li giochi par 5 qui? Non faccio le up, un culo, tira la lunga. Combattere il picchio. Giovez sta allenando la puntazza. Sì, fondamentale per domani. Sì, fondamentale. Costantino ci ha dato il tip per le palle messe male. Madonna che riflette. Oh, funziona sta puntazza però, eh? Sta veramente bene. Stancante sto campo. Abbiamo Dieghino, da Riviera Golf Club. Buonasera. Buonasera. Come giocare questo campo? Allora, questo campo ancora non l'ho capito. Ancora però... Colpo da avere in sacca? Colpo da avere in sacca, fadeino basso. Fadeino basso? Fadeino basso oppure acqua planing, perfetto. Ok, domani piove, tutte le aste lunghe. Domani come piove vedi? Tutte le aste lunghe, vedo tre patta buca, però si può fare. Sei fiducioso, a che ora parti? 8:10. Perfetto, in bocca al lupo. Crepi. No. Fine round, stremato. Mamma mia, ragazzi. Poi, come sono, ragazzi, i bunker? Bellissimi. Spin la palla. Torna indietro 5 metri. Ragazzi, è proprio lui. È proprio lui, il nostro Ferru. Giornata stressante oggi. Molto non ce stressante. La fa più lui, è stanco. Molto, molto stanco. Colpo più importante a Bergamo. Allora, è il colpo da 18, secondo colpo. Perché se c'è la sta lunga, se si va lunghi... È la fine. Star colpo più facile? Bravo Nicola! Buche più facili, più che altro, buche più facili. Facili, la 1, par 5, poi c'è la... La 6?
la 6 anche, la 5 pure per 4 corto. Poi abbiamo la, che è la 13, no la 14 pure si tira sopra. Poi 17, 18, bello. Sì, sì, divertente, dai. Quindi domani partenza? Domani partenza 2:20, ultimo team. Carico, prendiamo la pioggia. Sì, avevo quello tutti. Abbiamo gli ombrelli. Sì, esatto. Abbiamo Alessandro Gambetti. Vogliamo sapere, qui a Bergamo, il nostro amen corner, quindi le buche un po' più difficili, e invece dove si può recuperare le buche un po' più facili? Ok, allora, sicuramente dove si può recuperare sono i par 5, tutti raggiungibili, se fai un buon tee shot ovviamente. A dire che l'amen corner forse è l'inizio e la fine, quindi bisogna partire... 2-3, quindi 2-3, 4? 2-3, 4 e sicuramente 17-18. È tosta, non bisogna sottovalutarle. Okay. Poi dipende, con un gioco come quello di Schiavetti vai. Quindi vai 8, 9, domani 10, tutte le asse 11. Lunghe, come la vedi? Lungo, lo vedo più lungo del solito. Lungo del solito, il campo non aiuta a me sicuramente. Domani però col mio team cercherò di rubargli qualche consiglio. Ok, e poi vorrei di partenza? 2:20. Bocca al lupo, a domani. Ah, dopo 2 ore ho finito finalmente la stellina a 2 metri col putt. È quasi buio. Sono rimasto solo io praticamente. Ora si torna a casa. Buongiorno ragazzi, guardate che bel tempo. Se vuoi puoi provarci, ma sappiamo tutti che però incrociamo le dita che ha piovuto un pochettino prima, ma adesso pare che ha smesso. Speriamo bene, guarda. Ragazzi, finalmente primo giorno. Mattone d'oro, città di Bergamo, si prevede una giornata piovosa, io parto alle ore 13, speriamo bene, e niente, parto con 2 miei amici, quindi sarà una giornata divertente. Ora mi vado a preparare che se piove so cazzi. Ragazzi, c'è Mattia Petricini che ragazzi, ci racconterà oggi come gioca a Bergamo. Ma praticamente oggi sarà molto difficile. Campo bagnato, apriamo l'ombrello e speriamo che ne venga giù poca, questo sicuramente. Allora, abbiamo Andrea Zancolò, non si dice il risultato, è brutto. Raccontaci un po' la giornata di oggi. Però beh, come si può dire, oggi è una giornata particolarmente soleggiata con soltanto 2 mm all'ora di pioggia. Oggi hanno già sospeso una volta alle 7:30, spero sinceramente che sospendere un'altra volta. No, più che altro che piove ancora di più adesso dato sì. Che devono finire gli altri. Vabbè, noi non abbiamo si dice finito quello noi abbiamo finito dice. Però sì, esatto, noi abbiamo finito, speriamo che gli altri, quelli della nazionale, ovviamente mi dissocio, non facciano molto poco, è brutto da dire, però non facciano poco perché il gioco come è andato Andrea? Il gioco non ho preso una palla, si poteva droppare quasi dovunque in acqua occasionale. Però vabbè, quindi non sei soddisfatto? No, non sono molto soddisfatto. Domani speriamo di fare meglio. Mi rifarò. Eccoci, il nostro Francesco Santoni. Oggi più 3. Raccontaci com'è andata. No, è andata molto bene all'inizio. Ho preso tanta fiducia sul putt. Poi sulle seconde ho fatto alti e bassi. Ho alternato dei colpi buoni e colpi brutti. Purtroppo ho fatto un brutto scivolone sulle ultime 3 con 3 bogey. Però ragazzi, score totale alla fine più 3. Col tempo che c'è, volevo portare anche il canotto, ma non l'ho portato. E quindi, va bene così. Siamo soddisfatti. Assolutamente. Domani? Domani, tempo permettendo, si cercherà di recuperare a tutti i costi o comunque di ammortizzare un attimo il clima, che anche domani dovrebbe dare acqua pesante. Ok. Dai. Quindi a posto, ci vediamo domani. A domani. Per una volta one putt. Oggi Dieghino male? Oggi male ragazzi, ho pattato male. Che è successo? Male. E oggi ho pattato e approcciato male. Ho drivato bene stranamente, non drivo mai bene. E la canoa l'hai usata oggi? Come? Hai remato? La canoa? No, oggi ho usato il gommone direttamente, elettrico, perché sennò non ci arrivo più alla 18. Quindi domani parti? Domani sparo un bel 6-5. Buono. Solo palle data, poi spero motivato il ragazzo, ci piace così. Domani però patto col sand, perché oggi ho pattato col sand in campo pratico, ho imbucato di tutto. Quindi... grande. Eccoci, finito il giro, oggi più 5. Il tempo sicuramente non era dei migliori, però veramente, cioè, ho giocato un golf inguardabile. E poi come al solito ci ho messo del mio pure per fare peggio.
Ora però oggi è finito e si pensa a domani. Abbiamo fatto la spesa, ora si torna a casa, si mangia e poi si va a dormire finalmente. Giornata stancante. Stavo chiedendo, no? Sono le 7:30 di sera, ma smetterà di piovere o... Per me, però almeno domani, se piove così tanto, non la prendo. Buongiorno ragazzi, stamattina mi sono svegliato alle 4:45. Sono le 6, sto andando al golf perché... Stamattina si parte presto, 7:30, secondo giorno. Qui abbiamo una vecchia conoscenza. Ciao, Riccardo Dom. Furlan. Come ti senti per oggi? Ieri carico. +10. Oggi si recupera. Oggi è carico. Oggi faccio come Tiger l'ultimo giro al WGC. Cioè, racconta ciò che qua non lo sappiamo. -8 faccio. Dai. Yeah. Così. Secondo giorno finito. Oggi un colpo meno di ieri, +4. Il taglio speriamo di passarlo. E ora vado a mangiare. Ragazzi, sono tornato al golf per praticare, portare, ma tanto è tutto inutile perché non basta. +4, +5 non mi basta per passare. Quindi domani si fanno le valigie e si torna a Roma. Buongiorno ragazzi, in partenza per Roma. Purtroppo l'esperienza a Bergamo finisce qui. Spero vi siano piaciute le interviste che ho fatto ai miei amici. Voi ricordatevi di lasciarmi un like, iscrivervi al canale e come sempre noi ci vediamo alla prossima. Ciao!